sun shines bright. As it moves across my face, I feel the light. And everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Mi sono mai, l'ho visto bene oggi, guardavo la sigla, ma come cammina il nostro Pipote, il nostro... No, perché ha questo, ha un po' di, no, un po' di hesitation. Ce la fai, no? Si è fatto male questa settimana. Possiamo rivederlo un attimo, possiamo rimandarlo ancora? Sì. Possiamo, vediamo. Però, perché... così si sforza, poi no? Non recupera più. Non recupera più, e beh, fa niente, ma facciamo, facciamo lo sostituiamo. Vedere. Vedi che ha questo... Perché... Ha un po' di... No? Adesso ti racconto, Giorgio. Ah, mi racconti dopo? Sì, praticamente eravamo a sciare sabato. Ah, ok, lui è circa 20 anni che non andava più a sciare. Come me? Ok, sì, è 20 anni che non andava più. Ha fatto un po' il grande, no? Ma sai, sciare... Sì, tu hai fatto così? No, il Pipote. Ah, mi sembra che parli di te. No, figurati. E allora? Ha fatto il grande, sai, è come andare in bicicletta, faccio io la discesa. Ha provato la tavola perché gli facevano male gli scarponi. Ha beccato una lastrina di ghiaccio, e quindi si è fatto male. A lui, lui, non a te. Lui, no, non lui, a te. Capito? State attenti, se non andate a sciare da 20 anni, non fate gli sboroni, vado io con la tavola. Niente, state calmi, vedetevi piuttosto comodi a casa, tranquilli, con i ragazzi del Sant'Alessandro. Applauso timido, anche perché abbiamo il nostro, come ti chiami? Riccardo che è andato a sciare anche lui. È andato a sciare anche lui, ha provato anche tu la tavola, niente, grazie Riccardo, che però apprezzo perché comunque tenta, come fai a applaudire Riccardo? Tenta? È un po' così, è più gesto simbolico, grazie Riccardo. Vediamo invece il nostro meme di oggi, che è quando la tua ragazza ti dà ragione, capita mai. Non mi è mai successo. Fantasia, questi sono i meme di fantasia. Fantasia, proprio. Cose come Guerre Stellari, Star Wars. Tra poco torneremo con noi, con voi, via Novelle Social Club, con lo studente all'estero, quest'oggi è il turno, e poi con il nostro ospite, tra poco. Siamo tornati, non siamo soli, non soltanto perché sono i ragazzi del Sant'Alessandro. Ma perché insieme a Enrico c'è anche il microfono. Quando c'è il microfono noi siamo collegati con l'estero. In particolare oggi siamo collegati con Andrea Cipriano. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao Andrea, adesso ti presenteremo, hai 17 anni, sei uno di questa classe, giusto? È di questa classe. Sì. Chiedo a Elisa, che è diciamo la mia partner per questa parte, so che lei è entusiasta tra l'altro di questo, voleva proprio ci tengo a essere io, ha detto. Elisa, tu sei in questa classe da poco, da un anno? Sì, da settembre. Però Andrea lo conoscevi prima? Sì, avevamo amici comuni. La stessa compa, si dice compagnia. Esatto, sì. È vero quello che mi ha scritto Anita, non dico il nome, è solo Anita, che ha detto che Andrea è uno che... stende le ragazze. Sì, abbastanza. È una abbastanza. Sì, Andrea, non preoccuparti, comunque non ti metteremo in difficoltà e in imbarazzo, tanto sei a Washington, nello stato di Washington. Allora, abbiamo una scheda che ha preparato Elisa proprio, quando torni saprai con chi potrai prendertela. Una scheda su di te, allora la vediamo insieme, via, vediamola, poi te la raccontiamo.
Per la rubrica studente all'estero abbiamo Andrea Cipriano, di 17 anni. In Italia è uno studente del liceo scientifico dell'Opera Sant'Alessandro, ma ora sta vivendo l'esperienza dell'anno all'estero. Infatti da circa 6 mesi a Puyallup, cittadina dello stato di Washington, soprannominata anche Tri-City. Uno dei suoi principali interessi è sempre stato il calcio, anche se l'America l'ha portato a scoprire nuovi sport. Infatti è diventato il kicker della squadra di football della sua scuola, la Sumner. Non solo studio sport, Andrea ha anche partecipato al ballo scolastico. Mi raccomando Cipri, non stendere troppe ragazze. Andrea, ti ho visto in compagnia sì. Di una bella ragazza. Era il ballo dell'istituto, del liceo dove sei tu? Sì, è il ballo d'inizio anno. Si chiama Homecoming. E praticamente diciamo che il concetto principale è che nella partita di football, prima del ballo, tutti gli ex studenti della scuola vengono a vedere la partita, e quindi la partita è molto... ci sono molti spettatori. Quest'anno erano tipo 6.000. Sì, sì, tantissimi. E dopo, il giorno seguente, che è sabato, c'è questo ballo in cui il ragazzo invita la ragazza. Solo che il problema è che era il ballo della mia scuola è stato il 30 settembre e abbiamo iniziato la scuola il 6 settembre e io non conoscevo ovviamente nessuno. Ho visto che ti sei arrangiato comunque alla fine. Non è che proprio diciamo mi che... sembra che non è che... Come diciamo hai fatto la dopo? Prima... Hai fatto la famosa scusa, no sai non conosco nessuno, ho solo sì. Occhi per te, no. Come hai trovato la ragazza? Ma io ero nella mia classe, in una delle mie classi, e ho iniziato a parlarci e il giorno dopo le ho chiesto se voleva venire al ballo con me. Capita, anche a noi così. Capita. Vabbè. Andrea, mi sa che ha ragione Anita. Allora, tu sei nello stato di Washington, che non è la città di Washington, dove che no. È nello distretto di Columbia, però sei uno stato, diciamo, occidentale, giusto? Della West Coast. Del West Coast, esatto. Come ti trovi lì? Di Puyallup, la Tri-City, la città degli alberi. Come ti trovi lì? Sì, diciamo che la città degli alberi, diciamo che è un titolo che gli è stato dato nel 2014, perché diciamo è una città che si prende cura degli alberi, è molto verde, è molto... c'è molta... Ma ci si annoia lì, ci sono troppi alberi, ma c'è anche compagnia, c'è un po' pure... Sì, grandi passeggiate nel bosco, ma non sempre in dolce compagnia. No, diciamo che è anche una città che ha molte attrazioni, c'è la città principale che è Seattle, che è veramente una bella città, e poi io sono a tipo 40 minuti da Seattle. Come Bergamo e Milano, diciamo, tu sei a Bergamo sì. Seattle e Milano, tipo così. Ci vai spesso sì. A Seattle? No, non veramente, ci sarò andato probabilmente 3 volte da quando sono qua, che non è tantissimo. Quindi... E che idea hanno gli americani? I tuoi compagni mi hanno scritto alcune domande, io te le ripropongo. Che idea hanno gli americani che conosci tu, non perciò gli americani in generale, quelli che hai visto tu degli italiani? Diciamo che io ho conosciuto molti americani che mi hanno detto la mia famiglia ha origini italiane, praticamente il 50% ha origini italiane. Poi loro ovviamente ci amano per il cibo, la pizza, la pasta, gli spaghetti. Mandolino no, mandolino anche no, un po'. Berlusconi. Mandolino, no, non lo so. Era un po' indietro, insomma. No, chiedevo invece se perché hai deciso di andare negli Stati Uniti, non è un'esperienza, cioè lasciare tutti i tuoi compagni, poi sono bravissimi. Come fai non ti mancano loro? Come mai hai deciso di andartene? Ovviamente mi mancano, però diciamo che io ho deciso di andare per una questione, non lo so, di lingua soprattutto, ma anche di responsabilizzazione. Cioè stare un anno via dalla famiglia, dagli amici, è diciamo... È dura all'inizio specialmente, no? È vero che... Come ti sei trovato all'inizio? Cos'è stata la cosa più difficile? Ma all'inizio capire l'accento sicuramente, poi però dopo un mesetto ci fai l'abitudine, ci fai l'orecchio e quindi dopo capisci tutto. E tu non puoi giocare a calcio? Perché prima giocavi a calcio qui? No, oppure... sì, io ho giocato per tutta la mia vita a calcio, l'unico sport che ho fatto. E quindi... lì sei andato il soccer? Niente, zero? No, perché qui il problema è che gli sport sono stagionali, cioè nella stagione d'inverno ci sono alcuni sport, nella stagione invernale altri, e in primavera tra cui il calcio, ci sono altri sport tra cui il calcio. Tu sei andato in autunno, sei stato spacciato. Allora hai deciso di giocare a football americano. Sei un kicker, sì. Un calciatore. Sì, diciamo che la mia famiglia americana, qua ospitante, mi ha
mi ha quasi costretto a provare football perché ha detto un'esperienza che non puoi non avere. E allora io ho detto va bene, solo che giocando a calcio mi hanno subito fatto giocare come kicker. E ma meno, ho giocato lì, anche nelle partite importanti. Sono grossi quelle di football, tu non ti prendono comunque, sei un calciatore. No, il kicker non può essere placcato, quindi è buono. Altrimenti... Quello è buono, questa è la cosa. Quello è buono. Sempre le tue ragazze qui mi scrivono, com'è il tipo e come sono le cheerleaders? Non so, sono... No? No, qua, scusa. Abbiamo un video in cui sei stato ripreso per una partita da una TV satellitare. Com'è il tipo e le cheerleaders? Io leggo. E le Vabbè, allora diciamo che alcune partite, le partite più importanti vengono trasmesse dalla TV e io in quella partita ho giocato e... Cioè non è che magari hai fatto figure, Andrea, non è che hai fatto, sei inciampato, no. No, anzi, ho segnato 3 punti, quindi sì, è stato bello. E, il tifo è pazzesco, cioè in Italia non ce l'ho, cioè è completamente diverso. Cioè quando giocavi a calcio in che categoria? Negli juniores così non c'erano 6.000 persone che applaudivano? Allora, quando gioco a calcio in Italia ci sono proprio 20 persone, i genitori. Che di solito tra l'altro litigano tra loro, perciò sì, anche come tutti, proprio... Non sono neanche tutti i genitori. Lì almeno si menano sul campo, invece noi da noi fuori, così abbiamo un po' di... Sì, qui in media 5.000 persone a partita, 4.000 persone a partita, che è pazzesco. E com'è invece il giorno di ringraziamento, com'è stato? Bello. Cioè, il tacchino? In Italia. Sì. Per il tacchino non è stato bello, questo te lo dico perché l'hanno trovato... No, per il tacchino no, però per me che l'ho mangiato sì, buono. Ma non è, io quando sono andato, non è sempre un po' lo stesso sapore, poi ci mettono sopra delle gran salse, però sì. La carne non è che sia proprio saporita. Ma con tutte le salse, tutti i contorni... Non sembra diciamo neanche tacchino alla fine. No, non è salsa con un po' di tacchino. Di tacchino, esatto, al retrogusto di tacchino. Ultima cosa, visto che noi hai capito che ci interessa un po' il lato, a parte la scuola, poi ti chiederemo un'ultima cosa sulla scuola, però com'è la Senior Night? Cos'è che è la Senior Night? Abbiamo visto su Instagram. Sì, è praticamente una, diciamo che è una settimana più che una notte, perché è una settimana in cui in tutti gli sport autunnali si celebrano i seniors, quindi gli studenti dell'ultimo anno, e diciamo vengono presentati con le loro famiglie molto ufficiale sul campo prima della partita. Sì, noi diamo i fiori alla mamma e quelle cose così. Quindi sì, un'americanata. Bello. Proprio sì, un'americanata. E poi si gioca per celebrare i senior, quindi i senior devono giocare per forza e nessuno può menarli in quel caso lì, perché altrimenti e vai bene a scuola oppure va meglio al ballo delle ragazze? È un altro tipo di scuola qui. Più facile o più difficile? Più facile, ovviamente. No, sono contenti i tuoi amici qua, i tuoi compagni sono contenti di apprenderlo, che loro invece si stanno facendo sì. Un bel paiolo, infatti, uso questa espressione un po' esoterica. È difficile tornare nel prossimo anno. Vuoi salutare qualche professore per ringraziartelo in particolare, così che l'anno prossimo quando tornerai non proverà le tue capacità? Chi ti ricordi i professori? Ma ho saputo che sono andati via molti, quindi i professori che avevo l'anno scorso non ce ne sono tanti. Penso la cavaniera è rimasta. Abbiamo anche un professore qui, è stato del suo professore. Il professor, abbiamo col professor? Loris. Ah, certo. No, fallo con più entusiasmo perché è un po' più... Fai, Loris! No, certo, Loris. Ci mancherebbe. Certo. Grazie mille allora, davvero. Andrea Cipriano e a tutta la classe. Grazie mille, Andrea. Grazie a voi.